Alle 7.30 di questa mattina, le corsie della piscina olimpionica del centro sportivo Lenaia di Pescara erano già piene di atleti intenti ad allenarsi. Grazie al lavoro svolto in questi giorni da bagnini e tecnici, la piscina da 50 metri, chiusa da 2 anni, è stata riaperta. Oltre alle attività di manutenzione, di pulizia e riempimento, è stato necessario procedere alla sostituzione delle grate e al montaggio delle nuove corsie. È la seconda piscina che riapriamo, la prima è stata la pala pallanuoto che abbiamo riaperto ai primi di maggio e oggi riapriamo l'Olimpionica, e sicuramente è una tappa importante nella riapertura di tutta la struttura. Struttura molto bella, importante, con tante problematiche da risolvere, ma ci stiamo lavorando. Il centro sportivo delle Naiadi al momento è riservato solo agli atleti iscritti alle associazioni sportive, ma chiunque può usufruire della piscina e dei corsi previa iscrizione alle associazioni sportive autorizzate a frequentare le Naiadi. La regione Abruzzo ha fatto una scelta specifica nell'affidare gli spazi acqua e quindi anche le piscine alle società sportive. Io la cosa a cui tengo un po' di più è quella di cercare di far navigare tutte, di far nuotare tutte le società sportive che gravitano a Pescara e nell'Interland pescarese all'interno della piscina. Chiedo a tutti di cooperare per cercare di gestire insieme la struttura. Diciamo che sono un pochettino, come dire, perplesso sul modo con cui alcune società si sono proposte all'interno della struttura delle Naiadi, soprattutto nei confronti della Fira. Sembra che quasi vengano, come dire, tartassati dalla Fira e da me personalmente, ma io applico quello che è un po' un regolamento, quello che ci è stato detto, fatto e prescritto dalla Regione Abruzzo. Nel corso dell'estate, infine, si conta di riaprire l'intera struttura. Ma sicuramente, diciamo che nel programma noi abbiamo una scaletta che va da settembre a dicembre per aprire un po' tutta la struttura.